Bentornati e bentornati su GasTube, questo è il format che sta più piacendo in quest'ultimo periodo a tutti voi che seguite GasTube, cioè quello in cui commento le vostre collezioni di chitarre. Mandarle è molto semplice, c'è tutto spiegato in descrizione, così mi mandate appunto il video con le vostre chitarre e io le commento molto volentieri. Mi raccomando, video in orizzontale e con un po' di ritmo nella spiegazione, così insomma carino da guardare poi per gli altri. Un po' di comunicazione prima di partire, la prima molto importante, venerdì 9 di giugno 2023 c'è una lezione completamente gratuita di Mattia Tedesco, la potete seguire, c'è tutto spiegato come fare in descrizione, basta riservare il vostro posto dal link che trovate appunto nella descrizione di questo video. Si parlerà di assoli e di come un chitarrista così bravo, così famoso e così importante proprio a livello italiano concepisce gli assoli, le tecniche che stanno dietro eccetera. Non è una chiacchierata generica, è una vera e propria lezione alla fine della quale secondo me tornate proprio a casa con un sacco di elementi in più da applicare direttamente ai vostri assoli e alle vostre improvvisazioni. Link in descrizione, la lezione sarà su Vibly, gratuita se volete appunto, se non siete iscritti in questo caso sarà gratuita dal link che vi do io, se siete già iscritti a Vibly la potete seguire sia sul sito che sull'app. Detto questo, arriva il video, avrò la maglietta diversa perché registro questa intro dopo aver visto i vostri video, li ho visti ieri questi video. C'è il primo ragazzo, Emanuele, che non riesce a trovare le chitarre che vuole e se le autocostruisce. Il secondo ragazzo, Marco, invece, che ha una delle collezioni più punk e pazze che siano arrivate, non potevo non inserirlo in un video. Fine del pippone iniziale, sigla e da qua ci siete voi. Per restare aggiornati potete innanzitutto iscrivervi al canale con la campanellina, molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, e potete anche iscrivervi a newsletter oppure seguire il canale Telegram. Vai Emanuele, sei il primo, tocca a te. Ti ringrazio per questa possibilità che ci stai dando di mostrare le nostre chitarre. È un piacere. Allora, io dico la verità, non è che ho delle chitarre molto costose, anzi, ho una Kramer semiacustica, Night Rider, con i due humbucker. Mai vista. L'ho pagata proprio pochissimo, usata, e quindi ci ho fatto anche delle modifiche. Tra l'altro sono mancino, quindi ho dovuto girare le corde, mi sono girato qui il potenziometro, il selettore. Ah, per forza. Però ho fatto la modifica del ponte, a me piace di più il ponte tipo Stratocaster, ponte fisso, con le boccole. Qui nella sala prove. Mamma mia, l'hai trasformata di brutto. Al limite, è veramente al limite. Tra l'altro sembra la Trini Lopez con le, vedete che ha le buche F che sono sostanzialmente dritte, no? Un rombo, un po' come anche la Dave Grohl che usava appunto una Trini Lopez. Particolare, più che altro perché appunto la modifica è effettivamente un po' invasiva. Comunque andiamo con la seconda chitarra. Nella sala prove tengo una Stratocaster che mi è stata regalata da il nostro zio ed è destra. Questa qui la tengo per gli ospiti, perché io sono mancino, non riesco a usarla. L'ultima chitarra che ho acquistato, nuova, è questa Harley Benton, una replica della 335, che secondo me per i soldi che ho pagato suona anche abbastanza bene, sono contento. Anche qui ho fatto la modifica, ponte fisso e corde passanti. Una delle mie chitarre... È strong, quella del ponte fisso lì sopra, è veramente strong, però ognuno a casa sua fa quello che vuole. Storiche è questa Les Paul della Epiphone, standard, niente da dire, insomma questa l'ho lasciata proprio esattamente come era. Uno dei miei cavalli di battaglia poi, che ho comprato in seguito dopo aver preso la Les Paul, è la mia Stratocaster, una Squire mancina, alla quale ho montato l'humbucker di Marzio Evolution. Questo per quanto riguarda quelle che ho acquistato, ma ci tenevo a farti vedere le mie chitarre soprattutto per quelle che mi sono costruito, più che per le altre, che ho bene o male sono chitarre economiche, gli altri avranno tutti chitarre migliori alla fine. Però ti volevo mostrare quattro chitarre che mi sono costruito. Figo! Partiamo dalla prima. Questa Stratocaster ha una storia, perché praticamente avevo trovato una Squire economicissima, usata, l'ho portata a casa con proprio niente in tutto, e allora ho detto, siccome sono mancino, recupero il manico, che poi era questo, recupero il manico destro e ci faccio il corpo mancino. Ed è saltato fuori che ho fatto questo corpo in mogano. Con questa chitarra ci ho registrato il mio ultimo album, che si intitola Prima che sia troppo tardi, altre storie, che se volete potete anche andare a reperire online,
certo, con il mio nome Emanuele Pregnolato, e ho usato proprio questa chitarra col manico destro. In seguito ai lavori che vi farò vedere, gli ho rifatto il manico e l'ho fatto a mancino. Quindi questa qui è una Stratocaster al 100% artigianale. Allora, io fatico a piazzare i quadri in casa mia. Quindi per me sapere che una persona si è fatto da sola, cioè da solo, il corpo e poi il manico di una chitarra, boh, non so come sia possibile, mi lascia sempre estasiato. Ho mantenuto i pick-up, va bene, e i potenziometri, però tutto il resto l'ho fatto io, compreso il manico, col thrash rod e tutto. Chitarra completamente artigianale, sempre col discorso delle boccole. Poi una chicca, essendo appassionatissimo dei Queen, non poteva mancare una mia versione della Red Special. Ma che bravo! Questo progetto l'ho cominciato nel 2014, è rimasto fermo in cantiere per anni, perché ho avuto altre cose da fare, finché di recente sono stato spronato sia da mia moglie che dal mio bassista a finirla, perché era ora di finirla, insomma. La forma è quella, dopo vabbè, è un po' più semplice perché non ci ho messo il binding, però ho voluto comunque mantenere i pick-up, i Trisonic, e ho messo i 6 selettori. In questo caso i selettori li ho messi a levetta, secondo me sono più comodi perché suonando e cantando faccio meglio a fare le selezioni, insomma. Come sapete abbiamo la selezione, che lo includiamo o escludiamo perché sono collegati in serie, e qui facciamo l'inversione di fase. È interessante questa chitarra perché tira fuori delle belle sonorità, soprattutto con l'inversione di fase. Tra il pickup centrale e quello al manico ho riscontrato che facendo l'inversione di fase tira fuori dei bei suoni, sembra quasi di avere un effetto inserito. Sì, è vero, e l'inversione di fase in questo caso dà veramente insomma, una spezia in più, e poi è quello il centro di quella chitarra. Ti cavo, il legno che ho usato è Paduk, che è rosso già di suo, quindi ho soltanto dato il lucido. Per arrivare alle ultime due arrivate, che sono quelle a cui ho lavorato di più, mi ci è voluto parecchio tempo. Tra l'altro, se posso dire, c'ho un canale YouTube, Emanuele Pregnolato Channel, dove in uno degli ultimi video faccio proprio vedere la costruzione di queste ultime due che vi faccio vedere adesso. Nel mio parco chitarre mancava una Telecaster. Poi sono mancino, quindi gli amici mancini, chitarristi, bassisti, sanno cosa vuol dire, che quando cerchi una chitarra, uno strumento, ti devi accontentare. Sì. Spesso ti devi accontentare di quello che trovi, e quindi non sempre riesci a prendere quello che vuoi. Allora, volevo una... E quindi ha detto, io me la faccio una chitarra. Telecaster. La volevo con la palettona, perché a me la Telecaster piace con la palettona, con la tastiera scura, o non c'erano, c'erano quelle super economiche, oppure costavano troppo, oppure magari aveva la tastiera chiara. Insomma, alla fine, per farla breve, ho deciso di farla. Che mi figo. Costruisco una Telecaster. Quindi ho deciso, mi faccio una Telecaster. In realtà poi ho cambiato idea, ho detto ne faccio due. Perché due? Vi spiego. Ho fatto questa, rossa, che vedete, col corpo in mogano. Il manico è in Paduk con tastiera in mogano. Radius da 9 pollici e mezzo. Qui dentro comunque ci ho sempre fatto il thrash rod. Tutte le lavorazioni le ho fatte io. Completamente. La chitarra è stata fatta da zero. Sempre... il discorso delle boccole, ho voluto fare due chitarre uguali, identiche, ma con legni diversi. Allora, la rossa è di mogano, questa blu è di tiglio, però ha le stesse identiche caratteristiche, radius da 9,5, stesso set di pick up, stesso ponte, paletta uguale, tutto uguale, spessore, tutte le misure sono quelle della Telecaster. E perché ho voluto farne due? Per vedere la differenza di timbrica e di sonorità. Bello. Che si possono ricavare da due legni diversi, pur avendo chitarre uguali, identiche. Sto notando adesso nei live che ho la band con la quale facciamo qualche serata, insomma, dove presento anche i miei brani. Quella in mogano ha un timbro un po' più corposo. Sì, sicuramente. Quella in tiglio è un po' più squillante. Per forza. Quindi adesso qui volevo capire di andare a sostituire questi pick-up economici e capire che direzione prendere con tutte e due le chitarre. Quindi si accettano anche suggerimenti, se qualcuno ha qualche suggerimento di pick up da darmi,
Queste sono le mie chitarre. Il video, come vi dicevo, ho voluto mandarlo proprio per far vedere più che altro quelle artigianali che mi sono costruito. Hai fatto benissimo, no? Figata, soprattutto perché, ecco qua, dicevo, è fighissimo vedere che hai detto no, io non la trovavo, poi mancina, ce ne sono un po', e me la faccio. Quella roba mi manda fuori di testa. Cioè, la ciccia del tuo video sono sicuramente le chitarre che ti sei fatto tu, perché quelle sono uniche, ce l'hai solo tu, bellissime, secondo me bellissime. Ci sono dei particolari che cambierei? Sì, ma chi se ne frega, sono le tue. Io non avrei fatto la tele con la palettona, ma se a te piace è giusto così. Quindi complimenti soprattutto proprio per il lavoro manuale e la capacità manuale che c'è dietro a tutte queste costruzioni. Bravissimo. Andiamo avanti col secondo di voi, Marco. Ciao Alessandro, benvenuto a casa mia. Ciao Marco. Passo subito a presentarti i miei ferri da combattimento, come si suol dire. Partiamo con questa che oramai non mi accompagna da anni. Un pick up, via. Sì, studio di registrazione che è a casa. È una Memphis, l'ultima serie Memphis, una semiacustica senza F, con un solo pick up in stile Les Paul Junior. E l'ho fatta diventare tipo una Les Paul Junior, praticamente, essendo molto grosso, un Les Paul Junior su di me si vedrebbe poco, invece questa è molto più appariscente. Cambiato i Dirty Fingers, che usciva di serie perché non mi piacevano. Ho messo un P94, cambiato elettronica, Bisbee, colorazione bianca. Beh, molto bella, eh? Tutte le cose che si rifanno a una Studio Junior, quel che è. Questa è la versione studio delle 335 che era uscita in quel periodo. Che bella, un pick up e via andare. Non contento di questa, ne ho presa un'altra identica che non si direbbe, ma prima era nera. Che tamarrata. Ho fatto questa F un po' particolare, mi ho montato, a differenza di quella che è un P94, qua c'è un P90 di casa TV Jones. Bella. Particolarità di questa che usciva dalla casa uguale all'altra, sempre 2013. Questa colorazione qua è stata fatta a cannello. Ah, come vedi? Che figo. L'airstock sulla palette è stato cambiato, è stato messo il custom, capotasto in osso praticamente a tutte. Suonano completamente diverse una dall'altra, ma è giusto che sia così, perché ogni chitarra deve suonare diversa, se no è inutile averne due uguali. Mi piace un sacco questa cosa che ha un solo pick up e via, mi fa impazzire. Per me tra l'altro è giustissimo, di recente ho provato la Les Paul, quella Epiphone tra l'altro di Billy Joe Armstrong, che era fighissima, un pick up e via. Grandi strumenti, comodità eccezionale, manici fantastici, per il prezzo che sono ottime qualità. Visto che non mi piace, sto già impazzendo. Le 335, qua abbiamo una Lucille, si vede, del 97, che un mio amico liutaio, molto amico, me l'ha fatta gentilmente in stile, spero che si veda in camera, stile Murphy Lab. Come vedi c'è tutte le crepe sul... No raga, io allora, dunque, questa è pesa, nel senso che ha preso la BB King e l'ha trasformata in una chitarra buona per farci punk rock, secondo me. Ma cosa vi devo dire? È bellissima, è bellissima, cioè la vorrei uguale. Sull'artwork della vernice, cioè, P90 con l'humbucker. Tu là dietro è un po' rilicata. Cioè in teoria dovrei dire che è una porcheria, di fatto è perfetta, è troppo bella, troppo bella. Poi io stravedo per le chitarre rosa. È stata rifatta l'elettronica, c'è, cioè sempre che questa Bisbee, mini humbucker, P90, TV mini Jones, humbucker. Mini humbucker e Gibson, TV Jones. Guardate il punk nel mettere il mini humbucker dove prima c'era l'humbucker. Perfetta. È una combinazione molto particolare, ne trovo molto interessante. Sicuramente. Colorazione questo rosa, che può piacere oppure no, a me piace, fa impazzire. Anche a me. Per come era conciata dal 97 adesso, me l'ha fatta resuscitare, è diventato un grandissimo strumento. Poi passiamo a chitarre un po' più normali. Bella. Un SG non ho comprato da molto. Bella. Anche questa annata 2013, suono spettacolare. Sempre odiato le SG perché sbilanciate così. Penso di averne trovato l'unica che è bilanciata e suona veramente da paura. Il proprietario precedente praticamente non la usava. Si vede, è nuova. L'ho comprata in un negozio qua dei nostri dintorni. Vibrola, risponde benissimo. C'è 257, come era in quel periodo che mettevano su sulle standard, questo è bellissima. Tipo, devo dire,
E se le altre sono tutte pazzerelle, questa è lei al 100%. Fantastica. Poi, questa penso che sia una delle ultime chitarre che mi siano rimaste dai tempi che furono, perché è ancora una 2002 o 2003, l'hanno prodotta per poco tempo, è una Squire. Ho capito perfettamente qual è, la volevo. Corea, semplicissima, molto jazzy, ma devo dire che con questa qua mi sono tolto delle grandissime soddisfazioni, perché suona veramente tantissimo. Monta solo 2-6 Mordank, adesso non mi ricordo più che quali sono, ma devo dire che questa chitarra io la usavo con lo 012 addirittura e suona quasi come un'acustica. Raga, io stravedo per se chitarre tamarre così, quindi sì, è tamarra, ma non rompete le scatole a nessuno dei due, è perfetta, né a me né a lui, è perfetta, a noi piace così. Un gran bel mezzo. Telecaster, con paletta rovesciata, corpo è un corpo delle Squire inizi 2000, okay. La Custom, sverniciato, delle Squire Custom, e il manico è stato fatto dalla Marconi Lab. Conosco. Sul profilo di quella di Bruce Springsteen, quindi ha un manico a mazza da baseball, esatto. Quindi è un manico importante, ma io non sono piccolino, quindi mi ci trovo alla grande. Meccaniche autobloccanti, questa qua è un'altra chitarra che è andata e è venuta per casa mia, un po' la vendo, un po' la ricompro, un po' non si sa mai, però è una Telecaster, fa sempre comodo averla a casa. Monta due Texas normalissimi. Devo dire che c'ha un suono che è enorme, sembra una Les Paul, e che dire, questo è quello che ho. Grazie dell'opportunità. E grazie a te. Grazie a te. E in realtà, allora, io so che molti di voi saranno scandalizzati, perché c'erano, questa era strong, questa era tutta bella strong, però è un tipo di estetica che a me piace tanto, quella della chitarra sgarruppata, della chitarra che ha visto i palchi, ne vedrà tanti altri, prende le botte, chi se ne frega, e la devo personalizzare per come interessa a me. Cioè, voglio un suono solo perché suono punk rock? Boh, adesso non so se lui suoni punk rock, però mi dà un po' questa idea. Sicuramente non ha necessità di avere mille sonorità, mille chitarre versatili, perché sono tutte dure e pure, ognuna col suo stile, ognuna col suo mondo, però sono tutte belle, dure e pure, quindi insomma mi sembra un'idea di quel tipo, e a me piace tanto, perché una chitarra a me deve comunicare, ognuno poi ha le sue idee, però per me tipo la prendo in mano, la metto a tracolla e dico ok, questa mi porta a suonare in un determinato modo, quella è una chitarra che mi piace. Sicuramente queste tutte corrispondono a questa descrizione. Spero che questo video un po' pazzerello vi sia piaciuto, e mi raccomando, mandatemi i vostri, commentate qua sotto, fatemi sapere, perché secondo me specie su quest'ultima c'è molto da dire, e niente, mettete mi piace, commentate, ve l'ho già detto, iscrivetevi al canale, tutte quelle robe lì, ci vediamo al prossimo video, ciao!